Tropea Limongi. Voi siete la figlia dell'onorevole Limongi. Penso che deve essere un pezzo grosso questo padre di Tropea. Se ne stavamo ancora un poco ci davano la scorta. L'ho trovato, Allora, questo si chiama Vincenzo Limongi, ex presidente Regione Campania, ora sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture. Chiamato un amico che ha cercato su internet. Vabbè, ma avevamo detto. Avevamo detto soltanto per l'emergenza, ma se permetti io voglio sapere con chi sto viaggiando, posso? Mi è concesso? È quella con un padre così lavora per un giornaletto sfigato di preti. Si vede che è talmente pippa che anche quei santi in paradiso. C'è anche gente che non si fa raccomandare perché c'ha un'etica. È vero, una pippa con un'etica, ma sempre pippa è. Perché scusami un attimo, a 30 anni, pure con le gambe tue, non dico a Repubblica, ma vogliamo rimanere in un ambito dei preti, dico, a Famiglia Cristiana ci arrivi, no? Perché tu al posto suo ti facevi raccomandare. Eh certo. Guarda che il problema sono i raccomandati incapaci, perché se uno c'ha un po' di talento e c'ha pure una spinterella, che problema c'è? Datemelo a me l'onorevole Limongi, perché Rocco Santamaria con l'onorevole Limongi è come pane frittato e zietta bella, non si batte. Però se a Rocco Santamaria gli levi l'onorevole Limongi, rimane Rocco Santamaria. Se a Maratea, come si chiama? Tropea. Tropea Limongi, gli levi l'onorevole Limongi e non rimane in cazzo.